Social immediato, buonasera. Come vi state preparando a questa prima giornata di campionato? Che squadra è il Fasano nello specifico? E poi ti chiedo anche che sensazioni hai provato domenica. Lo Zaccaria non eri in campo, però eri in tribuna, ti abbiamo visto. Insomma, credo che lo spettacolo delle curve non ti sia proprio, insomma, non ti abbia fatto, insomma, effetto. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Come ci stiamo preparando? Ci stiamo preparando come l'inizio della guerra, nel senso che domenica è la prima partita e abbiamo in testa solamente i 3 punti, iniziare nel migliore dei modi e per noi è fondamentale, quindi la stiamo preparando come se fosse una finale di Champions, perché è troppo importante partire bene in questo campionato e appunto partire con una vittoria è troppo fondamentale. E, per quanto riguarda domenica allo stadio, penso che non ci siano parole. Come avevo detto all'epoca, credo che sia uno degli stadi sicuramente più caldi d'Italia e le tifoserie sono la nostra forza in più che nessuno, e ci tengo a sottolineare, possiede, soprattutto in questo campionato, ma anche in categorie molto superiori. Quindi penso che si commentano da soli, sono fantastici. Domenico Carella, Foggia Sport 24 e Corriere del Mezzogiorno. Ciao, buonasera. Proprio a riguardo di questo, l'assenza di tifosi a Fasano, come la leggi? L'assenza di tifosi, per quanto mi riguarda, ma penso di parlare a nome di tutti, per noi è una cosa gravissima, nel senso che per noi sono fondamentali. Per me personalmente, giocare con i nostri tifosi, cioè io mi taglierei un dito pur di giocare con sempre la tifoseria al nostro fianco, quindi per me è una cosa brutta e ingiusta. Quindi e poi io i regolamenti, le cose non le so, non mi interessano, però spero sia l'ultima volta che accada, perché per noi sono fondamentali e sono la nostra forza. Senti, un mese circa, o forse anche esatto, dal tuo arrivo a Foggia, un primo bilancio qual è? No, un primo bilancio, vabbè, siamo all'inizio, quindi i bilanci si fanno alla fine. Per adesso stiamo lavorando tanto, la gente dalla nostra parte si sta cercando di creare un rapporto importante per arrivare a questo risultato finale fondamentale sia per noi che per la città, quindi stiamo creando questo legame che sia un legame forte e speriamo nel meglio possibile. Un'ultima domanda riguarda invece dal punto di vista tecnico la difesa, noto sia uno dei tasselli di questa difesa. L'esperienza con Salvi a fianco, che è un centrocampista, il primo esperimento, chiamiamolo così, che poi esperimento non è andato abbastanza bene, come ti stai trovando anche poi magari in ottica di quella che può essere la gara con il Fasano? Se cambia qualcosa avere un centrocampista piuttosto che un difensore a fianco? Grazie. C'è stato questo cambio di, appunto, ha abbassato Stefano domenica per esigenza, appunto, che eravamo fuori in 3 difensori tra infortuni e squalifiche. E domenica ha fatto molto bene. Per quanto mi riguarda, Stefano è un giocatore importante sia in mezzo al campo e può fare tranquillamente anche abbassarsi dietro, perché è un giocatore intelligente. Quindi, secondo me, se un giocatore è forte, c'ha la testa giusta, può fare qualsiasi ruolo e sono sicuro che farà la grande se dovesse giocare lì. Buonasera, Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Una partita l'hai giocata, l'altra l'hai vista dalla tribuna, quindi da 2 prospettive diverse. A che punto è il Foggia secondo te, visto che il precampionato è ormai quasi terminato? Ma il Foggia è una squadra che sta lavorando tanto, è una squadra sicuramente forte. Magari sicuramente può mancare qualcosa ancora, questo lo vedremo, lo vedranno chi di dovere. Per quanto mi riguarda, me e i miei compagni, noi siamo pronti a cominciare questo campionato. Abbiamo fatto 2 partite buone, però conta poco, nel senso che sicuramente la Coppa Italia ha sempre partite ufficiali, però
domenica si inizia la vera, come ho detto prima, la vera guerra, perché quello conta per vincere e per far tornare in alto il Foggia. Senti, sei il vice capitano, credo, di questa squadra, se non sbaglio, prima esperienza al sud, conosci molto bene la Serie D, più gironi settentrionali, credo. Tra l'altro l'anno scorso hai sfidato nel duello il Mantova, insomma, quella squadra della tua città o comunque della provincia in cui sei nato. Che impatto hai avuto con questo girone H? Per ora solo la Coppa, però insomma avversarie che ritroverete in campionato. No, beh, sì, il girone H non l'ho mai fatto. L'anno scorso abbiamo vinto un campionato difficile, un girone al nord, un girone al sud, sicuramente c'è un po' di differenza, però vincere non è mai facile, qualsiasi girone sia, ogni girone ha le sue insidie, poi ci sono gironi magari più con squadre più fisiche, certe più tecniche, certe più a livello di ambiente, però come ho già detto, per vincere la Serie D secondo me ci vuole tanto sacrificio, tanto lavoro e tanto ignoranza calcistica. Secondo me quella è la base fondamentale, perché i giocatori sicuramente fanno la differenza, però se tante squadre hanno speso negli ultimi anni, sia da queste parti che in altre parti d'Italia, tanti soldi, hanno preso giocatori importanti e poi alla fine magari sono arrivati secondi, terzi. Secondo me in queste categorie il lavoro e il sacrificio fa la differenza. Poi giustamente ci sono tante cose che si devono incastrare, però quella è la differenza secondo me. Anche tanta grinta che il Foggia ha dimostrato di avere da subito, perché soprattutto credo il derby di Brindisi rispetto a quello con Naldo è stata una partita molto spigolosa da un punto di vista agonistico. Quanto è importante, lo chiedo a te, ma solo perché è capitato a te purtroppo per te di essere stato espulso alla prima partita, riuscire a gestire, dosare le energie, le forze, cioè avere grinta, carattere, personalità in campo, facendo in modo poi che insomma sia nei limiti del regolamento e si riesca a concludere la squadra, la partita in 11. No, sicuramente è stata una partita molto maschia. Io come avrete già capito sicuramente non sono uno che si tira tanto indietro, sicuramente assolutamente bisogna sempre cercare di restare in 11 perché quello è fondamentale, poi per carità può capitare, però deve capitare il meno possibile se si riesce anche mai. Poi ripeto, per quanto riguarda me personalmente, io sono un giocatore così, nel senso, cioè per me la domenica è una battaglia, poi come dici te bisogna riuscire sicuramente a limitare, magari essendo già un ambiente caldo intorno bisogna riuscire a gestire bene queste cose, quello sicuramente è come dici tu, però noi siamo una squadra che impronteremo sicuramente le partite su questo fattore, nel senso rabbia agonistica, cattiveria, grinta, cuore, giustamente cercando di portare a casa il risultato e restare in 11. Chiudo chiedendoti, conosci bene il 3-5-2 perché appunto l'avete fatto a Como, come sta andando qui col Foggia e come sta andando questa settimana di lavoro, cosa sapete del Fasano, questa squadra, un po' più nel dettaglio, conoscete alcuni giocatori, che tipo di squadra è, grazie. Per il fatto del Fasano so che è una squadra una squadra forte, però sui particolari ancora li stanno valutando adesso, quindi non ti so dire giocatori specifici. Comunque stiamo 3-5-2, sì, è un modello che ho già fatto, che stiamo facendo, stiamo lavorando, stiamo cercando di limare alcune cose, però stiamo lavorando bene, stiamo lavorando tanto e ci faremo trovare pronti. Attilio Scarano, Antenna Sud e Corriere dello Sport. Buonasera. Ti chiedo, dal punto di vista tattico, secondo te che partita sarà contro il Fasano e che Foggia vorresti vedere in campo? Ma dal punto di vista tattico non ti so dire, nel senso che poi sai, le partite cambiano da un momento all'altro, magari la prepari in un modo, poi arrivi là e
ci sono tanti fattori. Quello che voglio vedere è un Foggia sicuramente che battaglia su tutte le zone del campo, che butta veramente il cuore, che butta veramente sudore e che porta a casa i tre punti. Questo voglio vedere, ma sono sicuro che sarà così. Sicuramente per il fatto di sudare la maglia, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, quello ve lo garantisco. E poi ovviamente cerchiamo di portare a casa i tre punti, che è la cosa fondamentale. Dal punto di vista dell'organico, secondo te manca qualcosa? Se sì, dove? Ma sicuramente qualcuno può mancare, sicuramente arriverà, però a me non mi piace parlare di queste cose. C'è chi sta lavorando sicuramente per allestire la squadra competitiva per vincere il campionato, quindi non spetta a me non mi interessa, io penso solo al campo e a cercare di fare il meglio possibile. Chiudo chiedendoti se potremmo vedere la difesa Viscomi Maccarrone insieme a te, titolare. Guarda, non lo so, Viscomi ha avuto un problema alla caviglia, sta cercando di recuperare. Maccarrone anche lui è stato operato appunto nel periodo del ritiro, adesso è rientrato, sta bene. Poi non so che scelte farà il mister, non so che scelte decideranno. Comunque noi siamo pronti a tutto.